Dal 16 febbraio l'Etna, considerato il vulcano più attivo d'Europa, è eruttato ben 7 volte. L'ultima volta, domenica, con un getto di lava alto 300 metri che ha proiettato nell'aria una coltre di cenere laviche e una pioggia di lapilli su Zafferana Etnea. Quasi tutte le strade del paese sono coperte di cenere e i residenti del posto hanno un compito fondamentale da svolgere: spazzare via la fuliggine. Mattina alle 9:30 ha iniziato a cadere la sabbia. Siamo qui, io sono qui da stamattina che lavoro per levarlo e purtroppo, come si vede ai lati delle strade, stiamo facendo delle pile di sabbia perché non bastano i sacchi per rimuoverla, e sperando che il comune tra poco la levi perché è anche pericolosa in strada. Per fortuna le eruzioni non hanno provocato feriti o vittime. L'Etna è considerato un vulcano buono, ma lo sgombero della cenere è una sfida che non finisce mai. E bisogna fare attenzione. È successo che i residenti siano dovuti correre al riparo da rocce e detriti scagliati in aria dal vulcano e atterrati dove capitava. Anche questa è la vita ai piedi dell'Etna.